Salonusa, io sono Zanatos e voi siete su More Than Tech. In questi giorni su internet non si parla d'altro. Ho visto soltanto articoli, post di discussione, post sui forum, ovunque tutti stanno parlando del nuovo iMac Pro di Apple. Stanno parlando tanto di questo nuovo device fornito da Apple perché il suo costo è allucinante ed è equivalente a quello di una Volkswagen Polo. E per la gente è molto strano pensare, anche solo lontanamente, che un computer possa arrivare a costare 15.000 euro. Quindi oggi andremo a vedere un po' più nello specifico perché questo Mac costi così tanto, se sia motivato, se l'alternativa assemblata da sé sia, diciamo, allo stesso prezzo e soprattutto andremo anche a vedere se le critiche che ho sentito sono sensate o meno. Diciamo che per questa parte frontale è tutto, possiamo passare direttamente nel computer e vedere che cosa ci offre Apple per 15.000 euro. Ok, quindi siamo adesso sul sito della Apple, sto controllando che cosa sia questo nuovo iMac Pro. Innanzitutto devo dire il design è molto molto semplice, scusate l'eleganza del fatto che abbia gli occhiali con le clip, ma come sapete se utilizzo un computer preferisco avere la protezione dalla luce blu. Detto questo, allora, innanzitutto va bene, solita grafica della Apple per cui vi fanno pagare almeno 1000 euro in più ogni prodotto, ogni anno. Perché sì, poi c'è quello lì, la potenza si fa pro, loro utilizzano sempre queste parolone così per far vedere, ok, questo è un po' sbagliato, nel senso fa un po' schifo come impostazione grafica, prodotto, insomma, vi stanno facendo vedere che potete fare roba animata, 3D, 2D, come dicono lì, poi grafica Vega, perché da quanto ho capito Vega, insomma, le GPU di AMD sono le uniche che funzionino bene con i Mac. Questo me l'ha spiegato un ragazzo che se ne intende abbastanza, quindi hanno inserito Vega 56 o Vega 64, ma comunque Apple è nota per avere al suo interno, all'interno dei suoi prodotti, per la maggior parte, o per, mi sembra proprio per tutti, i prodotti di AMD in termini di GPU. Allora, modello base 5.599 euro, più o meno il prezzo della mia macchina fotografica più 5 obiettivi, il mio computer, il mio microfono, la luce alle mie spalle e tante altre cose. Ma non perdiamoci in chiacchiere, non siamo qui per comparare quello che potremmo comprare. Diciamo che questo modello, quello che ho di fronte, è più o meno il corrispettivo del PC da editing che avevo fatto per Overvolt, vedrete più avanti se siete suoi fan. Allora, innanzitutto partiamo dal processore, ovviamente, qua ci sono tutte queste personalizzazioni un po' fighette di Apple, per esempio. Processore, ok, ci offrono Xeon. Gli Xeon, ragazzi, sono, mi sembra, l'ultima tecnologia compatibile con il sistema operativo dei Mac. Non possono inserire, da quanto ho capito, i9 e Threadripper, quindi gli Xeon rimangono la scelta migliore. Allora, abbiamo un Xeon da 8, 10, 14 e 18. Per un 18 core dobbiamo aggiungere 2880 euro, quindi arriviamo a 8479 euro. Allora, qua abbiamo già il primo topic pesante. Innanzitutto memoria. Quanta memoria ti serve? 32 giga di memoria ECC DDR4 a 2666. Innanzitutto, vabbè, partono da 32 giga perché stiamo parlando di un prodotto che ovviamente è mirato verso sistemi particellari, insomma, creare oggetti in 3D e cose del genere non è propriamente un fatto leggero, quindi hanno bisogno di tanta, tanta memoria RAM. Per quanto riguarda l'ECC, l'ECC è una tipologia di RAM adatta all'utilizzo server. Più lenta, la ECC è molto più lenta della versione desktop non ECC unbuffered. Ciao, sono lo Zanatos che edita. Beh, diciamo che il discorso ECC non ECC è un po' più complesso. Esistono anche RAM non ECC che facciano l'error checking, ne vedrete dopo delle Rip Joes, se non sbaglio, di G-Skill. È un po' complesso come discorso, non entriamo nello specifico, ma ragazzi, in generale, l'ECC è quella piata all'Xeon. Aggiungendo 128 giga di memoria, che sono davvero tantissimi, andiamo a raggiungere la cifra di 11.359 euro. Poi, per quanto riguarda l'archiviazione, ovviamente fanno tutto uno, non mettono un SSD e un HDD, ma mettono tutto su un SSD che suppongo sia un M.2. Quindi andiamo a mettere 4 tera, perché comunque 4 tera in termini di videomaking sono il minimo, soprattutto se lavoriamo su file che comprendono oggetti in 3D,
4K 100 Mbps o 4K 400 Mbps come le fanno le GH5, ragazzi, stiamo parlando di un qualcosa che si riempie come niente. Un'unità SSD da 4 tera con un NAS a fianco da 20 tera sono il minimo, nel senso, davvero, delle volte vi ritrovate con tanto materiale. Scheda grafica, come vi ho detto prima, Apple si può basare solo su AMD e quindi hanno inserito ovviamente le ultime, quindi stiamo parlando di Radeon Pro Vega 56 e Radeon Pro Vega 64. La 64 16 GB di memoria suppongo che sia quella per utilizzo professionale, la Frontier Edition, e infatti si giustifica la differenza fra 56 e 64 con 720 euro, che fra la 56 e la 64 normale sono meno, molto meno. Invece fra la 56 e la 64 Frontier Edition con la versione professionale, insomma, passano circa esattamente 700-720 euro. Quindi andiamo a inserire la Vega 64, siamo a 15.439 euro e quindi abbiamo concluso il nostro computer, in quanto il case e anche lo schermo, questo non ve lo fanno pagare extra, nel senso, non potete scegliere se metterlo 1080p, 5K, non retina o cose così, dovete prendere quello che vi danno, che se non ricordo male è appunto uno schermo 5K. Siamo arrivati quindi alle periferiche, qui abbiamo il Magic Trackpad, Magic Mouse, che sono tutte le loro i loro device, per non fare i barboni mettiamo anche questo da 169 euro e arriviamo quindi a 15.608 euro e poi aggiungiamo il kit adattatore di montaggio VESA, se non sbaglio è quello per appenderlo al muro semplicemente. Sì, esattamente, è proprio l'adattatore di montaggio posteriore che può tornare molto utile a tante persone, soprattutto quelli che magari vogliono fare uno standing desk e quindi mettere un VESA mobile che si possa alzare all'altezza di una persona. Poi, ovviamente, essendo un computer da video editing, non poteva mancare appunto la licenza di Final Cut Pro e di Logic Pro X, che se non mi ricordo male... Sì, per la produzione audio, praticamente ragazzi sono Adobe Premiere e Adobe Audition. Diciamo che personalmente mi piace tanto Final Cut Pro X, però a grandi linee preferisco Premiere. Li ho provati entrambi, Logic Pro X non lo so perché Audition l'ho usato due volte in vita mia e ho bestemmiato e pianto e basta. Ma comunque siamo giunti al nostro computer finale, proprio per essere pronti all'utilizzo. In 6-8 settimane noi dovremo pagare con disponibilità di finanziamento 16.256 euro e 98 centesimi. Ora, a tutto questo ovviamente manca una cosa, manca l'attacco posteriore a cui attaccare il VESA, che sono un altro centinaio d'euro. Dovete anche considerare delle casse, delle cuffie, insomma un altro tot di cose che comunque non sono indifferenti in termini di prezzo. Ci saranno almeno altri 300 euro di cuffie, 300 euro di casse se non 400 e altre cose che mi potrebbero venire in mente, illuminazione, tutto il resto, standing desk, perché comunque un Mac del genere non lo usi con una scrivania da 20 euro, diciamo che secondo me i 17.000 li colmiamo completamente. Quindi questo Mac raggiunge i 17.000 euro. Un altro punto molto interessante è che, parlando di questo Mac, ho visto davvero tanta ignoranza. Ho visto ignoranza soprattutto da persone che dicevano, a prescindere, perché non si erano neanche fatti i calcoli, si può fare una workstation migliore con poco. Le workstation costano, ragazzi, e soprattutto i professionisti non si fanno le workstation da soli. Quello che vi voglio far vedere, ed è il motivo per cui siamo sul sito di Tom's Hardware, è che hanno già fatto l'idea, hanno già preso a grandi linee quello che appunto è il corrispettivo PC di un Mac, iMac Pro. Allora, stiamo andando a prendere soltanto quello base. Allora, una CPU Xeon V con 8 core costa 1200 euro. Per i 32 GB di RAM facciamo 500 euro. Sì, 500 euro sono corretti, hanno ragione loro. Per un SSD 960 Pro da 1 tera si spendono circa 550 euro, sì, perché prendi quello della Samsung al 99.9%. L'unica Vega professionale di AMD si chiama Radeon Pro VX9001, eccola qui. Oltre a questo dovremmo anche considerare, cosa che qui non si considera, l'airflow, il case e soprattutto l'alimentatore. Noi dovremmo prendere un ottimo alimentatore facendo una workstation. Non so come funziona l'alimentazione degli iMac Pro, ma noi altri 200-250 euro di un ottimo alimentatore per alimentare tutta sta bestiona li dovremmo mettere, a meno che poi non vogliamo cambiare le componenti, ma in quel caso stiamo andando a fare una cosa diversa, stiamo andando a prendere altri prodotti, e in quel caso il paragone non sarebbe corretto, perché è come se metto una Ferrari e una Maserati, che hanno sì magari le stesse prestazioni, una è migliore
dall'altra, ma non sono una Ferrari e una Ferrari, sono una Ferrari e una Maserati, sono due cose diverse. Il monitor è un 5K da 27 pollici con luminosità 500 nit, sopra il miliardo di colori, quindi ragazzi... Ok, allora, per un monitor della Dell, che comunque fa degli ottimi monitor, da 31.5 pollici, 4K, spenderemmo 1507 euro. Cosa sta facendo? Cosa 1.7 miliardi di colori andremo a spendere? Colori 10 bit, 1,07 miliardi di colori andremo a spendere 899 euro. Direi ragazzi che per questo video può essere tutto, fatemi sapere le vostre opinioni su questo iMac Pro, su questo gioiellino, diciamo gioiellino, io personalmente rimarrei sempre su PC, ve lo dico, anche solo a comprare una workstation a parte andrei su Lenovo, i Mac hanno qualcosa che non mi convince da quando sono piccolo, i Mac non mi hanno mai convinto più di tanto, troppe leggende metropolitane, troppe cose intorno a loro. Comunque, ragazzi, per questo video è tutto. Fatemi sapere, come vi ho detto, le vostre opinioni giù nei commenti e noi ci vediamo nel prossimo video. Salanusa!